Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Parliamo di politica anche questa settimana. Del resto, 7 giorni fa abbiamo aperto il nuovo ciclo di trasmissioni nell'anno 2023 con l'intervista al presidente della regione Marco Marsiglio assieme al direttore del centro Piero Anchino. Quella intervista un po', diciamo, ha gettato al centro del dibattito un po' l'esca per i temi su cui la comunità politica regionale in particolare si confronterà in questo che è l'ultimo anno di legislatura, ad un anno esatto dalle elezioni. Allora, su questi temi, dopo aver sentito il governatore di Fratelli d'Italia, chiamiamo a confronto anche per un commento e anche per insomma, un'espressione dei punti di vista dei gruppi consigliari, i capigruppo di altre quattro formazioni politiche, le principali che sono presenti all'Assemblea dell'Emiciclo. Abbiamo invitato in questa trasmissione infatti Mauro Febbo, che è capogruppo di Forza Italia. Buonasera Febbo. Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Buonasera, buonasera Taglieri. Grazie per l'invito. Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega. Buonasera, buonasera a voi. E Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico. Buonasera Paolucci. Buonasera. Allora, tra i vari temi ce n'è uno squisitamente politico, affrontato subito da Marsiglio proprio qui negli studi di Rete 8, relativo a quello che aveva dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Sospiri di Forza Italia, che probabilmente con le due operazioni che sono avvenute nel corso di questa settimana, vale a dire la surroga del assessore e consigliere dimissionario Liris in Consiglio regionale, la nomina conseguente del nuovo assessore al bilancio, non si sarebbe proprio conclusa la situazione di riequilibrio, adesso non so se chiamarla rimpasto, in qualche modo all'interno della maggioranza, per l'assetto di governo di questo ultimo anno. E quindi Forza Italia aveva la necessità di ottenere un ulteriore riequilibrio, anche perché c'è la questione del sottosegretario. Allora, Marsiglio ha detto che non se ne parla, che la parola rimpasto fa venire un po' l'orticaria. Mauro Febbo, che è il capogruppo di Forza Italia, come commenta anche rispetto a quanto è avvenuto in questi ultimi giorni in Consiglio regionale, ciò che il Presidente ha dichiarato nei nostri studi e qual è la reale situazione all'interno della maggioranza per quel che riguarda gli equilibri interni, Febbo? Noi come Forza Italia continuiamo ad avere una interlocuzione garbata, istituzionale con il Presidente, ma noi riteniamo che il riequilibrio, così come lo abbiamo più volte chiamato rispetto ad una situazione elettorale del 2019, va ricomposto in maniera da non suscitare problematiche. C'è una maggioranza che sta cogliendo obiettivi importanti, abbiamo alcuni obiettivi in questi ultimi 14 mesi importanti da dover cogliere, per cui continuiamo questa interlocuzione. Io credo che prima già del prossimo Consiglio regionale ci sarà qualche altro passaggio tra Forza Italia e il Presidente della Regione, perché ripeto, soprattutto in questo caso questo riequilibrio non riguarda l'intera maggioranza, ma è una questione prettamente tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, e quindi riteniamo che di dover portare avanti questa nostra richiesta, che è una richiesta legittima, e di tornare sulle posizioni che erano quelle elettorali del 2019, tenendo conto che peraltro... Allora, spieghiamo ai nostri telespettatori qual era la situazione prima determinata dagli assetti post-elettorali e quella situazione che c'è adesso nella maggioranza, a livello di poltrone. Potremmo anche ridiscutere di altro, visto che insomma, il gruppo di Forza Italia si è ingrandito notevolmente in Consiglio regionale, ma siccome c'era questo accordo e noi gli accordi li rispettiamo, gli assetti del 2019 non venivano toccati, quindi l'aver il sottosegretario D'Annunzio essere passato da Forza Italia, che prima aveva quindi 3 consiglieri, oggi ne è rimasta per un periodo di tempo a 2, deve essere sanata. Quindi stiamo qui oggi abbiamo un gruppo federato, ma che insomma molto di più di federato, perché alcuni
consiglieri regionali che fanno parte del gruppo federato di Forza Italia si sono candidati alle ultime politiche del 25 settembre con Forza Italia, quindi il gruppo è passato a 6, insomma, potremmo addirittura richiedere un rimpasto generale, ma non lo facciamo perché siamo persone serie, perché rispettiamo gli accordi, però l'interlocuzione per ritornare a quello che era l'assetto del 2019 lo continuiamo a chiedere al Presidente Marsiglio. E chiaramente è chiaro, si è anche ufficializzato, se ce n'era bisogno, sempre Febbo, che Marsiglio sarà il candidato Presidente del centrodestra nelle prossime elezioni, tra un anno esatto. E questo, insomma, anche il pensiero di Forza Italia. Ma Marsiglio ha espresso questa volontà. Noi riteniamo che questi 4 anni, fra poco diventeranno 5, abbiamo colto tanti obiettivi rispetto al programma di governo, cose importanti, obiettivi che in alcuni casi erano addirittura impensabili, quindi c'è da vedere con molto ottimismo per le prossime elezioni regionali. Chiaramente una sua ricandidatura deve passare anche tramite questo riequilibrio, perché riteniamo che questo riequilibrio serva anche per iniziare un percorso di dialogo per ragionare sulle prossime elezioni regionali. Quindi sì con Marsiglio, ma insomma poi discutiamo su tutta la squadra. Credo di sì, credo che si faccia così, soprattutto, ripeto, abbiamo da cogliere alcuni obiettivi che comunque sono importanti e potrebbero essere colti adesso oppure far parte del prossimo programma elettorale. Quindi è chiaro che un discorso aperto, 14 mesi sono tanti, riteniamo che oggi che questo governo regionale, che questa maggioranza, soprattutto questa maggioranza di centrodestra, abbia dato ottime risposte, abbia trovato diverse soluzioni a problematiche, per cui siamo fiduciosi per la prossima campagna elettorale. Oh, tra queste problematiche, poi ovviamente entreremo anche nel concreto dei temi, anzi lo facciamo subito, c'è il riordino della rete sanitaria che Marsiglio ha annunciato proprio nei nostri studi, proprio qui, per addirittura la primavera, anche il mese di marzo. Sono maturi i tempi e proprio su questo all'indomani della trasmissione è intervenuto Taglieri con una nota per parlare anche delle liste d'attesa. Insomma, cosa non l'ha convinto di quanto ha dichiarato Marsiglio nei nostri studi in merito alla sanità? Ma innanzitutto cosa mi ha convinto dell'imperatore Marsiglio? Io penso non ci sia bisogno di trovare un equilibrio nella maggioranza, anche perché oggi il presidente Marsiglio governa senza utilizzare quello che è il Consiglio regionale, si va avanti a delibere di giunta, non c'è discussione all'interno dell'Aula e quindi la maggioranza non so fino a che punto gli serve, ed ecco perché si può anche permettere di non andare a cercare quegli equilibri di cui parlavamo prima. Quello che mi rattrista invece sono le sue parole, sempre molto eleganti, sottili, precise, attente, sia nei confronti delle opposizioni, ma io penso che a questo punto, se uno lo ascolta con attenzione, sono parole che fanno male sia alle opposizioni ma anche alle maggioranze. E si vede da quello che è il suo atteggiamento, da quelli che sono i comportamenti, da quello che fa. Racconta una realtà che spesso gli abruzzesi non avvertono, forse il fatto di essere così tanto pendolare tra due regioni si confonde tra quello che è Lazio e quello che è la regione Abruzzo, a volte mi viene anche questo dubbio, e non so quando parla di sanità o di buona sanità se parla dell'Abruzzo o parla della regione Lazio, vista anche la quantità di mobilità che abbiamo dall'Abruzzo verso la regione Lazio per le cure. Una rete ospedaliera che è una bozza che non abbiamo mai avuto poi il piacere anche di leggere, neanche il piacere di confrontarci, sia all'interno delle commissioni ma anche all'interno del Consiglio regionale. E non penso che i colleghi di maggioranza possano avere a disposizione documenti diversi da quelli che abbiamo noi, anche perché si va continuamente ai tavoli di monitoraggio, che vorrei ricordare a tutti che è un organo tecnico e non politico, quindi che recepisce poi effettivamente la rete sul territorio, quello che si vuol fare, e che è stata corretta decine di volte negli ultimi anni. Resta che a tutt'oggi, dopo ben 4 anni di governo Marsiglio, Regione Abruzzo è senza uno strumento importante, uno strumento fondamentale, uno strumento che dovrebbe raccontare il diritto alla salute dei cittadini abruzzesi, che oggi più che mai
si sentono abbandonati in questo campo. Non abbiamo una rete ospedaliera, non sappiamo cosa c'è nella rete ospedaliera, non conosciamo l'identità delle strutture a livello regionale, quindi anche i cittadini sono confusi perché magari vorrebbero sapere cosa trovano e dove trovano quello che effettivamente gli serve. Non possiamo avere una rete territoriale perché se non c'è una rete ospedaliera non ci può essere una rete territoriale, e quindi io al posto di Massiglio, più di preoccuparmi se candidarmi o no al 2024, inizierei a fare ragionamenti un pochettino diversi, mi preoccuperei di quelle che sono le esigenze degli abruzzesi. Non l'ha fatto in 4 anni, secondo me non lo farà neanche in futuro, e poi se la sua idea di governare questa regione è quella di continuare a fare soltanto atti di giunta e non confrontarsi democraticamente all'interno delle istituzioni, gli vorrei ricordare che quelle istituzioni sono state votate dai cittadini abruzzesi. E ancora una volta, come le ho detto l'ultima, il 52% degli abruzzesi non ha scelto il presidente Marsiglio. Il tema della sanità, D'Incecco chiama in causa direttamente l'assessorato che incarica alla Lega, che incarico alla Lega con Nicoletta Verì, la quale peraltro ha annunciato proprio qualche giorno fa una sorta di ultimatum per i direttori generali delle ASL circa la tempestività dell'attuazione dei rispettivi programmi. Marsiglio nei nostri studi ha parlato, oltre che dell'attivazione della nuova rete ospedaliera che sarebbe pronta in primavera, anche del tema delle liste d'attesa, su cui ha avuto anche parole, lo ricordo, insomma, di censura per alcuni atteggiamenti su cui si sta lavorando molto, quelli di primari che in qualche modo scoraggerebbero alcuni casi specifici e limitati, scoraggerebbero insomma, la lista tradizionale per poter insomma, favorire attività intramenia. Ecco, c'è una valutazione già in corso rispetto a come vanno le ASL e in questo ultimo anno come interviene la Regione, in particolare l'assessorato alla salute, per risolvere quelle che sono difficoltà alcune che sono radicate da anni purtroppo tra le difficoltà della nostra sanità e altre che vengono anche dalla pandemia che ci ha fatto vivere anni, mesi difficili. Beh, diciamo che innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori, diciamo che noi abbiamo 4 anni fa ereditato una situazione complicata e si è complicata con il passare del tempo perché abbiamo affrontato negli ultimi 2 anni degli eventi che non erano immaginabili e che sicuramente nessuno di noi avrebbe voluto affrontare, perché probabilmente questa pandemia ha sicuramente distolto o comunque rallentato i temi della riorganizzazione sanitaria abruzzese, che veniva già da una storia complicata e complessa. Chiaramente non è dipeso da nessuno, è dipeso da una pandemia internazionale, tutto ciò ha ricalibrato l'attenzione e ha comunque dovuto farsi trovare pronti non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista organizzativo, e credo che da questo punto di vista l'Abruzzo abbia dato dimostrazione sia dal punto di vista tecnico che politico di essere in grado di affrontare un tema complicato e complesso come quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni. Stiamo uscendo fuori da questo percorso, abbiamo sicuramente delle strutture più pronte, è ovvio che in quest'ultimo anno dobbiamo dare un'accelerata sui temi per i quali insomma, le persone sono ancora molto sensibili. Certamente abbiamo dato dei segnali, certamente la rete ospedaliera è stata approvata in giunta, deve arrivare in consiglio, certamente è frutto anche di interlocuzioni, lo sappiamo tutti benissimo che la rete ospedaliera poi va al vaglio di una struttura tecnica e che quindi c'è stato anche un avvicendamento politico a livello governativo e che quindi spesso le strutture tecniche poi in qualche modo devono anche confrontarsi con i nuovi governi, quindi c'è una fase di stallo che sicuramente non dipende dal governo Marsiglio, ma dipende da uno switch di governo nazionale. Ora sicuramente in quest'ultimo anno uno dei temi che dobbiamo affrontare, dei nodi che dobbiamo sciogliere, è quello di chiudere questa partita della rete ospedaliera e quindi della rete territoriale e accelerare, bene hanno fatto il Presidente e l'Assessore, accelerare sul tema della velocizzazione delle liste d'attesa, sul migliorare i temi del pronto soccorso. Chiaramente il tema dell'attesa nei grandi pronto soccorsi è un tema che non riguarda la Regione Abruzzo ma riguarda l'universo mondo, sappiamo bene che qualsiasi trasmissione di natura medica noi dovessimo affrontare o assistere
sui temi, sui canali nazionali. Il primo tema è la carenza di medici, la difficoltà nei pronto soccorso ad andare incontro a quelle che sono le esigenze della popolazione, soprattutto nei grandi centri. Alcuni accorgimenti sono stati presi, c'erano anche piccole cose che fino a qualche tempo fa non era possibile fare. Voglio dire qualche cosa anche semplice: noi adesso oggi abbiamo gli accessi in tempo reale ai pronto soccorsi, cosa che prima, fino a qualche anno fa, non c'era. È una cosa che aiuta anche il cittadino a muoversi sulla scorta di quelli che sono i codici gialli, i codici verdi, i codici rossi. Ci sono delle cose che abbiamo inserito e che stanno migliorando il rapporto del cittadino con la sanità. Adesso dobbiamo fare lanciare l'ultima sfida in quest'ultimo anno e determinare da un punto di vista finale questi aspetti amministrativi per chiudere questa parentesi di governo che ci ha visto, come ha detto bene il collega Febo, essere protagonisti su tanti fronti. Magari avremo modo nel resto della trasmissione di affrontare e di snocciolare anche altre questioni che abbiamo snocciolato in questi mesi. In quest'ultimo anno ci concentreremo sul tema sanitario, sulla programmazione comunitaria, che sulla quale dovremo appunto ricevere tutti i fondi per poter lavorare e affrontare appunto i prossimi anni, e probabilmente sul tema della legge elettorale, che noi riteniamo essere un tema fondamentale per affrontare le ultime sfide elettorali. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Non è vero che il Consiglio regionale non lavora, il Consiglio regionale lavora tantissimo, sforna tante leggi, lavora con serietà e serenità, ne prova l'ultima manovra finanziaria, perché in Consiglio regionale abbiamo portato a casa tanti provvedimenti utili per i comuni, per gli enti locali, per le associazioni. L'abbiamo fatto con la condivisione di tutto il Consiglio regionale, quindi non è vero che il Consiglio regionale che c'è un sovrano e che c'è un Consiglio regionale che guarda, c'è un Consiglio regionale che partecipa, determina, decide e fa delle scelte importanti per il territorio e per gli enti locali, e quindi noi questo lo rivendichiamo fortemente perché siamo consiglieri regionali. Paolucci, abbiamo sentito parlare di mobilità passiva extraregionale, abbiamo sentito parlare di liste di attesa. Lei proprio oggi in un comunicato ha acceso i riflettori anche sul tema dei conti della sanità abruzzese, così come vagliati anche da organismi terzi. Allora, da un lato si dice che la Regione Abruzzo quest'anno ha avuto il bilancio migliore dal punto di vista della dotazione economica di tutti i precedenti, dall'altro però lei ravvisa ancora delle criticità rispetto addirittura a scenari che potrebbero riportare i conti della sanità, in particolare sull'orlo del dissesto. Ci spiega questo meccanismo, perché le due cose non si tengono insieme? Sì, le dico di conti, ma le dico ovviamente anche di offerte e di prestazioni, perché poi quelli valgono per i cittadini. Oggi è stato presentato dalla Corte dei Conti al Parlamento lo stato del sistema sanitario nazionale e soprattutto dei sistemi sanitari regionali d'Italia, quindi è una pubblicazione parlamentare, è agli atti del Parlamento, e la Corte dei Conti sottolinea come la struttura dei costi nel servizio sanitario regionale abruzzese, come noi abbiamo dichiarato da anni, è in deficit strutturale soprattutto nel 2020 e nel 2021 al netto dell'emergenza Covid. Quindi questo alibi dell'emergenza Covid, che pare ci sia stato solo in Abruzzo, è stato valutato dalla Corte dei Conti essere ovviamente ben presente, ma che al netto di quello lo stato dei conti della sanità abruzzese è strutturalmente deficitario, lo abbiamo denunciato per tempo. Ora, la sanità abruzzese spende molto di più degli ultimi 4-5 anni, 400-500 milioni di euro in più. La domanda è: per erogare più servizi? La risposta è no, perché nel 2021 abbiamo dato il 20% in meno di prestazioni del 2018, abbiamo molta più gente in fila d'attesa e abbiamo molta più gente che va fuori per farsi curare. Questo è un fallimento a tutto tondo, questa è la prima legislatura che non ha avuto un atto di programmazione approvato. Ce lo ricordiamo la centrale del 118 di Biondi, che 2 anni fa dice finalmente la inauguriamo. Vi ricordate Avezzano, Lanciano, Vasto, le strutture hanno cambiato la programmazione rispetto ai nuovi ospedali? Nulla è stato fatto. Avete presente che c'è un piano sanitario in ogni legislatura, da D'Alfonso a Chiodi e precedentemente? Questa legislatura non ha un piano sanitario. Avete presente che in ogni legislatura c'è una rete ospedaliera approvata? Questa legislatura è priva di una rete ospedaliera approvata. Quella che invece registriamo come essere purtroppo una costante sono file inaccettabili ai pronti soccorso, file con la gente che oggi ricorre al privato, non quello convenzionato, ma paga proprio di tasca sua per avere accesso alle cure che vengono negate a partire dalla diagnostica.
E sono numeri che sono assolutamente certificati. Ora Marsiglio, questo fallimento che è il principale, perché la principale funzione diciamo, di una regione è quello di erogare prestazioni sanitarie in tutta Italia. Questo fallimento totale è ovviamente calmierato da una fortuna politica che Marsiglio ha, quella di aver vinto grazie alla Lega nel 2019 e di essere oggi essere iscritto al partito che governa il paese da 2 mesi in luna di miele, punto. Non c'è altro, perché di meriti suoi in sanità purtroppo non solo non ce ne sono, ma è un vero e proprio disastro, è tutto qui. È evidente che alcune responsabilità le hanno le forze di opposizione, perché l'unico modo per esprimere quella che è una valutazione costante dei pazienti che sono nelle strutture ospedaliere, dei cittadini della nostra regione a partire da Pescara, ma anche all'Aquila dove pensa di essere più forte, invece io lo sento alto il grido verso l'insoddisfazione più volte sopita o denunciata rispetto a questo governo regionale, la si mette in campo solo se le forze di opposizione staranno insieme, molto semplice. Certo, c'è un turno unico, o stai insieme, sei competitivo o regali agli avversari il successo. Io ho sentito da questo punto di vista le parole recenti del coordinatore Castaldi del Movimento 5 Stelle e mi sembra che rispetto a quello che ha dichiarato non più tardi di qualche ora fa si possa aprire un ragionamento, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, assolutamente positivo per costruire un progetto alternativo allo sfascio che ereditiamo a partire dalla sanità. Bene, ovviamente sui temi di prospettiva anche elettorale parleremo tra pochissimo. Ora una pausa, poi torneremo in studio per un nuovo giro di interventi. Siamo tornati in studio, allarghiamo il nostro ambito di riflessione con i capigruppo regionali delle principali forze politiche che commentano quanto ha dichiarato il Presidente Marsiglio di Fratelli d'Italia nella trasmissione proprio di una settimana fa. Con Mauro Febo vorrei affrontare il discorso diciamo, economico di questa regione, perché c'è stata grande tensione anche negli ultimi giorni del 2022 rispetto ai sostegni alle imprese, alle famiglie, con i fondi regionali, anche con praticamente tutte le principali sigle datoriali e sindacali della regione. Poi una manovra di fine anno che si è conclusa con una intesa tra maggioranza e minoranza, almeno su alcuni punti fermi, ma comunque il tema del caro energia e le grandi difficoltà che si prospettano per le aziende in questa fase di incertezza legata anche al conflitto ovviamente e al caro carburante. Ecco, dal suo punto di vista la Regione sta facendo il suo dovere nel senso di sostegno alle imprese, oppure si pensa a qualche altra iniziativa da mettere in campo in questo ultimo scorcio di legislatura proprio per sostenere questa che sembra essere una fase che tutti dicono quasi pre-recessiva? Febbo. Allora, rispetto a ciò che è accaduto, credo che noi abbiamo avuto ragione, i fatti ci hanno dato ragione, nel senso che bisognava aspettare un intervento governativo e anche europeo, siamo in attesa anche di quello europeo, perché la crisi energetica che coinvolge imprese e famiglie è talmente vasta e talmente importante che le risorse regionali a disposizione non permettono un intervento. I fatti ci hanno dato ragione, manovra del governo, una manovra di 33 miliardi di cui 21 destinati al calmierare, credo che una serie di interventi anche a livello europeo stanno permettendo di avere una riduzione di questi costi. Le ultime bollette non sono più così pesanti come quelle dei mesi scorsi, si prevedono ulteriori ribassi grazie diciamo ad una presa di posizione presa dal governo Draghi, portata avanti da questo governo regionale, anche l'Europa è intervenuta, il prezzo del gas mi sembra che sia ai minimi storici, ci sono ancora alcune cose da correggere, ma credo che purtroppo questo non dipenda, diciamo, dalle risorse e dalla capacità di incidere del governo regionale. Noi abbiamo e possiamo dare delle grandi risposte e ci stiamo attrezzando perché, come tutti sanno, c'era la famosa
manovra che si fa ogni 7 anni, quindi i fondi europei 2021-2027, a causa della pandemia, che molti fanno finta che non è esistita, questi 2 anni, questi 30 mesi di pandemia che hanno inciso sull'economia, sul sociale delle nostre famiglie, delle nostre imprese, qualcuno fa finta che non è successo nulla, ha ritardato questo, addirittura adesso si parla di una manovra 23-27, quindi con 2 anni di ritardo, peraltro da poco, proprio a fine anno, finalmente Bruxelles ha sbloccato sia i famosi fondi strutturali, siamo in attesa che il nuovo governo nazionale sblocchi anche i fondi sviluppo e coesione. All'interno di questi fondi, e sono risorse importanti, sono centinaia e centinaia di miliardi a livello nazionale, miliardi a livello locale, abbiamo previsto una serie di interventi importanti a sostegno dell'economia regionale e delle famiglie, e mi sembra che questo si stia già cominciando a percepire. Vedo che i comuni approvano i piani sociali gridando tutti quanti, enunciando che ci sono grandi risorse in più. Non dimentichiamo che il piano sociale è stato approvato prima dal governo regionale, poi dal Consiglio regionale, ed è merito di questo governo regionale, di questa maggioranza di centrodestra, che poi l'ha esteso sul territorio. Una manovra così importante, 650 milioni, non c'era mai stata. E un po' di disattenzione per le strade delle aree industriali, ho avuto una polemica lì con il sindaco di Atessa, infatti noi conosciamo queste problematiche. Vede, noi nella si poteva prevedere qualcosa, si poteva, visto abbiamo che sono previsto, gestite. Vede, nella programmazione 2014-2020 sullo sviluppo economico, sia inteso come infrastrutture, sia inteso come economia proprio, sull'FSC, Fondi Sviluppo e Coesione, 750 milioni, era stato previsto zero. Noi, purtroppo in ritardo perché la manovra si è spostata, prevederemo 25 milioni di euro e faremo interventi, ma già li stiamo facendo man mano che si liberano risorse disponibili. Abbiamo proprio in questi giorni tutta la illuminazione dei centri delle aree industriali si sta avverando, stiamo intervenendo su quei crocevia, però vorremmo che ci fosse anche una correttezza istituzionale, perché un comune importante dove c'è sede, dove sono sedi forse le maggiori industrie del centro-sud, riscuote perché sono sedi di quel territorio le maggiori industrie, riscuote un IMU importante. Beh, vorremmo che almeno una parte di quell'IMU anche loro contribuissero, magari se ci mettiamo insieme, anziché abbaiare alla luna, risolviamo tanti problemi. Qua invece mi sembra che si pensi all'altro, qualcuno forse ha qualche ambizione e quindi in questi giorni lancia già la sua candidatura, ma credo che poi nella concretezza i fatti dicano che si incassi oltre milioni di euro per l'IMU e non si spenda nulla per quel territorio. Taglieri, come giudica questa manovra di fine anno? Poi alla fine, così come è venuta, dopo anche le vostre manifestazioni ai limiti dell'ostruzionismo? Responsabile da parte delle opposizioni, visto i tempi, che sicuramente non ci vedono assolutamente cioè non abbiamo alcuna responsabilità sulla tempistica, ma ci siamo resi responsabili nel permettere alla maggioranza di approvare questa manovra. È stata fatta una richiesta importante di attenzionare le fasce più deboli. L'analisi del collega poc'anzi racconta effettivamente che ci siamo trovati di fronte a tantissime difficoltà, però al tempo stesso vorrei anche ricordare che non abbiamo avuto una pandemia abruzzese, la pandemia è mondiale, e altre regioni, nonostante quelle che sono state le criticità che hanno coinvolto il nostro intero paese, ma non solo. Abbiamo detto prima, non è di carattere nazionale o regionale, ma stiamo parlando di carattere internazionale. C'è chi ha avuto la capacità, il coraggio, la forza in maniera strategica di mettere in campo una visione con degli atti di programmazione. Vorrei ricordare che in Italia ci sono state regioni che hanno messo a disposizione delle risorse per quelle che sono le famiglie più deboli, tanto che io nell'ultimo passaggio chiedevo espressamente che, sapendo e avendo la consapevolezza che 5 milioni di euro non sono una cifra che possa garantire a tutta quanta la nostra regione, a tutti quanti gli abruzzesi,
un sostegno, ma quantomeno di tutelare quelle che sono le fasce più deboli. E insomma, i criteri per farlo li abbiamo. Basta prendere quelli che hanno un ISEE più basso e garantire alle persone con un ISEE più basso un intervento, un contributo, un sostegno, ma anche per far vedere che si è vicini a chi oggi è in particolare difficoltà. Vede, quello che non trovo io e che continuo a non vedere all'interno di questa maggioranza è una visione a lungo termine. Io sono anni che vedo una visione a breve termine. Non ho un atto di programmazione che mi permette di raccontare, anche di fronte alla crisi energetica, un intervento, una misura, un atto di programmazione. Le posso parlare delle comunità energetiche. Quanto ha messo Regione Abruzzo sulle comunità energetiche, che potevano essere anche un grande intervento a sostegno sia delle famiglie che delle imprese? Glielo dico io, 40.000 euro. Cioè, come si può pensare, guardando al futuro e rendendoci conto effettivamente delle difficoltà che ci sono in campo, ancora una volta a non dare delle risposte adeguate a quelle che sono le criticità? Ci vogliamo trovare un'altra volta tra qualche anno per qualsiasi dinamica a dipendere sempre da qualcun altro? Quando manca questa visione, quando manca questa programmazione, quando non si fanno delle scelte, in politica si hanno delle responsabilità. E questo non può essere negato, e io giudico sulla base di questo e non sulla chiusura di un bilancio, di qualche soldo che è stato recuperato a favore di chi, cosa o non so che. Io valuto questa maggioranza nel suo intero operato, negli ultimi 4 anni, in quello che vuole fare. Il diremo, faremo, non ha più spazio, non può avere più spazio. Allora, io Vincenzo D'Incecco, poi ovviamente potrà intervenire anche su questo, però vorrei coinvolgerlo su un tema che è quello di giornata, perché c'è stata oggi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio regionale Sospiri, primo firmatario di un progetto di legge, che differisce al 2027 la nascita del Comune di Nuova Pescara. Lo chiedo a D'Incecco perché è eletto proprio in quel collegio. Non è questo un po' il prendere atto di un fallimento da parte un po' di tutti, rispetto a quelli che erano impegni di un referendum, poi col anche in una legge elettorale? Perché bisognerà ancora attendere per far nascere il supercomune della Nuova Pescara? Prima di rispondere, chiaramente rispondo con piacere, anche raccontando un paradigma diverso, io mi permetterà di, diciamo, collegarmi minimamente a quanto ha detto il collega Taglieri qualche secondo fa, e io prendo spunto da una sua riflessione che io condivido totalmente, cioè che non possiamo più attendere che ci sia un popolo, uno Stato, una nazione che dipenda totalmente dal punto di vista energetico da dinamiche incontrollabili, che poi ci fanno vivere quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Questa è una cosa sulla quale credo che tutti gli italiani siano d'accordo, ed è chiaramente compito di questo governo nazionale, non regionale, nazionale, in questi 5 anni, approntare un piano energetico serio che ci liberi nell'arco di 10-15 anni, perché tutti sappiamo bene che ci vogliono anni prima di colmare un gap organizzativo e programmatorio rispetto a una politica energetica che è mancata in questo Paese. L'attendiamo, ed è da elettore di centrodestra, di destra, mi auguro, e una delle più grandi aspettative sia che questo governo nazionale si adoperi perché una delle risposte più importanti al periodo di crisi che stiamo vivendo è proprio questo, e io sono fiducioso perché penso che sarà uno dei cavalli di battaglia di questo governo nazionale. Il governo regionale può dare e essere di aiuto e di sollievo in qualche frangente, non può programmare politiche energetiche che diano sollievo alle aziende e alle famiglie, può fare delle cose concrete dal punto di vista sociale, e lo abbiamo fatto seriamente. Questo governo ha azzerato l'IRAP per le onlus, questo governo regionale ha azzerato l'IRAP per le onlus, tutte quelle associazioni del terzo settore che costantemente e continuamente da anni si adoperano per risolvere i problemi delle fasce deboli della popolazione. Lo ha fatto convintamente, impegnando dei soldi, e lo ha fatto per la prima volta dopo tanti anni. Questo governo, ha detto bene il collega Febbo, ha imbastito uno dei più grandi piani sociali regionali degli ultimi anni, 350 milioni che saranno determinanti e saranno versati nelle casse degli enti locali, negli ECAT, per dare risposte alle esigenze della popolazione. Questo governo ha stanziato più di 5 milioni di euro per
contrastare lo spopolamento dei comuni montani. Solo nel 2022, al primo anno di applicazione della legge, quasi 1000 domande solo esclusivamente per quanto riguarda il trasferimento delle residenze nei comuni montani. Stiamo facendo tantissimo con le idee chiare e con atti programmatori, mettendoci soldi e denari, cose concrete, reali, che guardano alle popolazioni e alle fasce più deboli. Non ricordo quello che abbiamo fatto in pandemia, perché credo anche lì siano stati dati dei segnali chiari. Quindi su questo noi abbiamo idee, concretezza, valori, lavoro e anche programmi. Sul resto, grande Pescara, è ovvio, e qui cambia il paradigma non è spostiamo la nuova Pescara o la grande Pescara al 2027, il paradigma è quella legge è stata composta male e prevedeva una fusione a freddo che non teneva conto del lavoro delle amministrazioni locali che deve essere che hanno una vita e una storia diversa, Pescara, Montesilvano e Spoltore, che hanno situazioni economiche, contabili e amministrative differenti. Oggi proponiamo un'idea e degli step, una roadmap di attività da fare entro il settembre 2023, quindi dando dei tempi certi. Le amministrazioni comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore devono dimostrare al Consiglio regionale, al Governo regionale, che entro il 2023, entro settembre, hanno messo in piedi reali attività con studi di fattibilità e unendo almeno tre settori importanti di queste città. Dopodiché questa cosa potrebbe dare la possibilità a questi comuni di lavorare con più serenità nei prossimi due anni e posticipare al 2027 nel caso in cui si raggiungesse l'obiettivo entro settembre 2023. Beh. Questo per, e chiudo, far capire ai cittadini che le amministrazioni comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore, non solo, negli ultimi due anni si sono dedicate ad aprire i centri vaccinali, a mettere in piedi i piani nazionali di ripresa e resilienza. Non hanno certo potuto mettere in campo le forze necessarie per fondere in un percorso che non prevedeva fasi fondative reali. Oggi ci sarà una legge, il Consiglio regionale io immagino a breve approverà una legge che permetterà con serenità a tutti e tre i comuni che hanno amministrazioni di colore diverso di affrontare il futuro serenamente e di lavorare dando delle prove concrete di fusione, perché ai cittadini interessa la fusione dei servizi. Questa è la prima cosa. Paolo, ci la convince, insomma, quest'anima sociale che D'Incecco ha voluto attribuire alla manovra di fine anno come impronta, diciamo, di una strategia di governo della regione, che poi va nei numeri, nei bilanci. Sì, no, io voglio incrociare quella che è la legge finanziaria regionale anche con quella nazionale. A mio avviso gli obiettivi non sono stati assolutamente colti e devo dire che la prima finanziaria del governo Meloni è stata estremamente deludente. Non lo dico io, lo dicono i cittadini. Arriva il governo Meloni e la benzina costa 40 centesimi in più al litro. E questo è il tema. Perché poi quanto produrrà in termini di rincaro, anche per esempio per i beni alimentari e non solo, quell'aumento lo sanno i cittadini. O ancora, il governo la prima mossa che fa è sostanzialmente dare un via libera all'Europa sulle, diciamo, le abitazioni green, cioè l'abbattimento di due classi energetiche di cui adesso si sta discutendo dopo aver dato un via libera. Dopodiché togli il super bonus, cioè tra qualche anno sarà tutto a costo e a carico dei cittadini abbattere di due classi le classi energetiche delle proprie abitazioni, una patrimoniale, non una ultra patrimoniale, di migliaia, di decine di migliaia di euro. A livello regionale, poiché le risorse non piovono dal cielo, in realtà Marsilio ha potuto godere, soprattutto con l'ultima finanziaria, di 100 milioni di euro di spese correnti in più, perché sono scadute 77 milioni di cartolarizzazioni e grazie alle leggi che fece Padoan con D'Alfonso e con il sottoscritto la struttura della regione, ha un piano di ammortamento a 20 anni dei disavanzi dei primi anni 2000 che ha liberato circa 40 milioni di euro. 40 e 77 sono 110 milioni di euro in più. Sono troppo poche le risorse messe a favore delle popolazioni, delle famiglie, dei cittadini che stanno in una situazione di disagio anche in ragione delle tante crisi che abbiamo vissuto in questi anni. Questa è la realtà. Cioè, non c'entra nulla Marsiglio con quei 110 milioni di euro in più, non c'entra nulla Marsiglio con i 500 milioni di euro in più che ha avuto sulla sanità in ragione della pandemia, non c'entra nulla Marsiglio sugli oltre 500 milioni di euro fermi sull'edilizia sanitaria, non c'entra nulla su nessuna di queste risorse. Prima il collega Febo parlava di FSC, 750 erano prima, omette di dire che sono 1,5 miliardi adesso, che i fondi europei, l'FSC è passato da 250 milioni a oltre 600,
perché al contrario della Meloni e di Salvini, che criticavano l'Europa e volevano l'Europa di Orban, qualcun altro ha fatto mettere i soldi all'Europa e non erano loro, così come la Brexit ci ha fatto incassare delle risorse in più. Il punto è: come le hanno utilizzate queste risorse? Nel peggior modo possibile. Per ora godono del consenso di Fratelli d'Italia, che governa da 3 mesi, prima hanno goduto del 30% di Salvini, sta a noi costruire una cosa totalmente diversa rispetto a questo governo regionale che ha fallito da tutti i punti di vista e che già sta incrociando le difficoltà della Meloni del governare la complessità. Ora ci fermiamo per l'ultima pausa, poi chiuderemo con appunto i temi relativi alla prossima competizione elettorale, a partire dalla legge elettorale con la quale noi abruzzesi andremo a votare. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio, non anticipatemi le risposte perché già se ne parlava durante l'interruzione. Legge elettorale, c'è questa proposta di Marsilio su cui si è proprio oggi letta l'adesione da parte di Deramo, leader regionale della Lega. Rimangono, suppongo, forse anche inalterate ancora delle perplessità già espresse più volte, del resto esplicitamente, da parte di Forza Italia. Mi conferma Febbo sul collegio unico regionale soprattutto? Sì, noi l'abbiamo detto che su questa, noi abbiamo una legge elettorale, peraltro votata a suo tempo all'unanimità, su cui c'è stato un confronto, che ha già avuto la, diciamo, il vaglio di 2 competizioni elettorali. Mi sembra che ci sia stato un grosso riscontro, perché insomma il giorno dopo, la sera stessa che si è lasciato lo spoglio, si sapeva chi ha vinto e chi aveva perso. Chiaramente, come tutte le leggi sono perfettibili, per esempio quella legge si basava molto sul bipartitismo, sul bipolarismo, ha trovato qualche difficoltà nell'ultima competizione elettorale, perché c'è un'attribuzione diversa dei seggi, in quanto era nato il famoso un altro schieramento, quello di 5 Stelle, che non aveva alleanze, e quindi credo che quello vada ritoccato, quindi entriamo solo esclusivamente in quel campo. Per quanto riguarda l'altra proposta, noi abbiamo molte perplessità sul collegio unico regionale, perché avere il collegio unico regionale ci sembra che premi molto le realtà metropolitane, ci sia una penalizzazione troppo eccessiva nei confronti delle aree interne, dei piccoli centri. Basta vedere già la composizione, basta vedere gli ultimi 3 consigli regionali e vedere la composizione: c'è una forte presenza della costa, una forte presenza dei grandi agglomerati, una piccolissima presenza delle zone interne. Quel tipo di legge chiaramente crea ulteriormente svantaggio alle aree interne. C'è quella ipotesi di aumentare il numero dei candidati. Oggi eleggiamo 31 consiglieri regionali, 30 consiglieri regionali più 2 presidenti, i 30 consiglieri addirittura a portare le liste a 45, che peraltro credo anche tecnicamente non ci siano neanche più i tempi che ci vogliono, perché si va a modificare e quindi ci vuole il doppio passaggio anche per lo statuto. Consiglio. Sì, quindi okay. Non ci sono più i tempi, quindi noi crediamo che questa legge elettorale, l'attuale, con qualche piccola modifica, sia una legge elettorale che risponda al principio con cui, per quanto mi riguarda, da uomo di destra e da uomo di Forza Italia, quella dell'elezione diretta del Presidente della Regione e del Sindaco risponde a questo requisito. Quindi andrete a rompere con Marsilio su questo? No, Marsilio intanto ha chiarito, perché tant'è che la legge elettorale l'ha firmata solo lui, non è stata firmata da Fratelli d'Italia, ha detto chiaramente che non era nel programma di governo, è una sua iniziativa, una sua visione, legittimo perché è anche un consigliere regionale di tutto rispetto, appunto perché è presidente, e ha voluto presentare questa legge che comunque ha aperto un dibattito. Questo dibattito può essere utile perché, ripeto, come tutte le cose, poi può essere perfettibile, quindi questa legge elettorale, magari all'inizio della prossima si può cominciare a ragionare su alcuni temi. Credo che si possa fare. Oggi mi sembra che
ci sia solamente da apportare qualche correttivo. L'ipotesi, ripeto, del terzo presidente risponde a questa necessità, quindi anche del terzo candidato presidente da poter eleggere, e soprattutto c'è da modificare quel rapporto all'interno delle coalizioni, perché noi abbiamo previsto un bipartitismo perfetto. Certo. Mi sembra che il bipartitismo perfetto o a causa dei 5 Stelle, per merito dei 5 Stelle, o magari adesso del terzo polo, non esiste più, e quindi è chiaro che va sicuramente rivisto quel modo di calcolo. Ecco, ma potrebbe anche non essere rivisto, perché appunto faceva riferimento Paolucci oggi alle dichiarazioni del portavoce regionale, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Castaldi, che parlava di opposizioni compatte contro Marsiglio. State lavorando politicamente su questo? Lo chiedo a Taglieri, anche alla luce insomma di quanto vi dite quotidianamente nelle aule e nelle commissioni del Consiglio regionale, ovviamente chiedendogli anche un giudizio su questo scenario di riforma della legge elettorale regionale, cioè come arriveremo alle elezioni tra un anno e un mesetto? Ma, politicamente giuridicamente. A seguire delle dichiarazioni del collega Febbo, sono convinto che arriveremo alle prossime regionali con la stessa legge, e anche perché mi sembra un atto più che corretto lì dove lui stesso poc'anzi ha dichiarato che è all'unanimità in precedenza, quindi ci deve essere l'unanimità, la volontà di tutti effettivamente di cambiare quella che è una legge elettorale. E in questo momento non c'è esigenza, forse il presidente Marsiglio cerca di cambiare la legge elettorale perché quello che per lui era un traguardo o una vittoria sicura al 2024, nell'ultimo periodo, in funzione anche di quello che sta facendo e di quello che ha fatto, non ha più tanto questa convinzione. Quindi magari durante la partita cambiare le regole del gioco gli potrebbe fare anche comodo, ma sicuramente sono convinto che non sarà così. Non sarà così perché noi faremo il possibile, faremo tutto quello che è possibile per essere competitivi alle prossime elezioni regionali, aprendoci al dialogo e aprendoci al confronto, che non è mai mancato. Io non posso negare che non c'è stato confronto e dialogo, perché così come c'è stato in maniera responsabile, ho detto prima, nei confronti dell'attuale maggioranza, c'è stato anche in maniera concreta ma strategica nei confronti delle opposizioni, ovvero si ragiona su quelli che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere, su quelle che sono le necessità degli abruzzesi, su quelle che sono le istanze degli abruzzesi. A me non mi interessa parlare di poltrone, chi c'è, dove, come e quando. Non si può governare in questo modo. Io voglio parlare di temi, io voglio rispondere ai cittadini abruzzesi che in questo momento, al netto di quello che si dica o che è stato detto in quest'ultimo passaggio all'interno delle nostre dichiarazioni, hanno delle criticità, non hanno il diritto alla salute, hanno problemi con il trasporto pubblico locale, ci sono problemi con il sociale, prima si parlava abbiamo messo tante risorse, eppure io nelle ultime settimane ho ricevuto tantissime istanze di mamme che non possono più garantire il trasporto ai figli con disabilità per fare terapie o per avere incontri di terapia occupazionale all'interno dei servizi, perché gli chiedono un contributo anche importante che non si possono permettere. È un fallimento. Quello è un fallimento e segno della mancanza di un ascolto. Noi non siamo amministratori, noi siamo legislatori. Non mi può venire a dire il collega D'Incecco che non abbiamo la capacità o la forza di affrontare certi temi. Noi dobbiamo assolutamente attenzionare quelli che sono i temi, e lì dove non ne arrivano risposte anche a livello nazionale, è interesse di chi governa questa regione dare delle risposte concrete, in qualsiasi modo, con qualsiasi mezzo. Le comunità energetiche, la transizione ecologica che nasce all'interno del Movimento 5 Stelle, ormai è sulla bocca di tutti, però tutti ne parlano, ma come diceva giustamente il collega Paolucci, poi negli atti di programmazione si va in un'altra direzione. Allora, perché non si possono istituire all'interno dei comuni, con le imprese, con i cittadini, le comunità energetiche? Io vorrei sapere questo, perché non è possibile? Perché non si può incentivare questo percorso? Perché? Cioè, io, sono queste le domande che arrivano, sono queste le istanze che noi dobbiamo raccogliere. Certo che io farò il possibile per quelle che sono le mie competenze, poi anche ascoltando
il coordinatore a livello regionale, ma non solo, anche a livello nazionale, di mettere sul tavolo un atto di programmazione che soddisfi le esigenze e le richieste dei cittadini. E sono aperto a confrontarmi con chiunque all'interno di quel programma si riconosce e si ritrova, pronti al 2024 a mandare a casa il presidente Marsiglio. Invece sulla legge elettorale d'Incecco oggi proprio c'è stato l'endorsement da parte della Lega, che pure in una fase iniziale insomma era stata piuttosto prudente. Cosa vi ha convinto insomma di questa necessità comunque di cambiare le regole ad un anno dalle elezioni? Ma guardi, qualcuno che mi ha preceduto, ovvero il collega Febbo, ha parlato del fatto che il presidente Marsiglio abbia lanciato un dibattito. Chiaramente io sono uno di quelli che in questa trasmissione ha detto che noi siamo attenti alle cose da fare, quelle concrete, quelle reali, quelle che interessano i cittadini, come ho ripetuto prima, insomma, una parte degli interventi che abbiamo fatto in finanziaria, che abbiamo fatto durante l'anno, ma ci sarebbe da fare una trasmissione sulle leggi approvate, insomma, anche su cose di grande importanza che questo governo regionale insieme al governo nazionale ha risolto, non ultima la questione dell'asse attrezzato e dei 14 milioni di euro per gli espropri che 40 anni cittadini di Pescara, da 40 anni cittadini di Pescara e Chieti aspettavano. Quindi noi siamo con i piedi per terra a risolvere i problemi degli abruzzesi tutti, e poiché abbiamo rifatto delle riflessioni anche sui temi, diciamo, delle innovazioni che la politica affronta anche in tema elettorale, è chiaro che il quadro politico cambia, gli scenari internazionali cambiano, le dinamiche cambiano, e anche la regione Abruzzo, che è una regione piccola di poco più di un milione di abitanti, magari può fare un salto di qualità se l'attenzione, se la percezione di quelli che svolgono questo ruolo di legislatori sia una percezione ampliata rispetto al quadro circoscrizionale. Cioè dico che un consigliere regionale che fa il consigliere regionale, che è espressione di un territorio, una frazione di territorio di una regione come l'Abruzzo, io credo che sia importante che inizi a riflettere e a pensare come un legislatore di una regione che non sia solo rappresentante della circoscrizione di elezione, ma come rappresentante di un'intera regione che conta poco più di un milione di abitanti. Ecco, questa è una riflessione che ci porta a dire che un sistema elettorale che non cambia l'impostazione, che vede sempre un sistema maggioritario, che vede sempre l'elezione diretta, che non cambia di un millimetro l'impostazione di svolgimento di elezioni, ma invita e induce coloro che si candidano ad essere legislatori a pensare e a guardare ai 5 anni di legislatura come un impegno per il territorio regionale, che non sia solo il territorio circoscrizionale. Questo è il nucleo di fondo della riflessione che facciamo, e da partito che governa l'Italia, che governa grandi città, che governa la regione, non possiamo non interrogarci su un tema come questo, che riguarda appunto un atteggiamento e un modo di porsi rispetto alla regione in cui si vive e che si amministra. Ecco perché la nostra idea è, riflettiamo su questo, perché dare questo impulso, questo spirito, questa riflessione diversa rispetto a un atteggiamento localistico piuttosto che regionale, io credo che sia una riflessione che l'intero Consiglio regionale dovrebbe fare. E bene ha fatto il Presidente Marsiglio a porre questo dibattito su tutto il Consiglio regionale, perché una legge elettorale si fa non con il consenso di una maggioranza, ma con una riflessione totale di tutto il Consiglio regionale. E credo che quello che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, a partire dalle leggi approvate dalla finanziaria, ci dimostri, e dimostri non solo ai cittadini abruzzesi, ma ai miei amici colleghi qui seduti oggi, che questo è un Consiglio regionale che dialoga, che parla, che riflette, che affronta le cose con serenità, al di là degli steccati, chiaramente con un'idea politica che questa maggioranza ha chiara al proprio interno, cioè quella di affrontarla con un'impostazione di centrodestra, e quindi con una visione che sia vicina alle classi sociali più in difficoltà, come abbiamo dimostrato con i numeri messi in campo, ma che guardi anche lo sviluppo del proprio territorio. Lo stiamo facendo, siamo convinti, e credo che anche la legge elettorale possa essere lo specchio giusto, la modifica in tal senso di una di 5 anni, di 4 anni, io credo, di ottimi successi che ci vedono proiettati a un altro anno di lavoro per chiudere le partite ancora aperte. E ricandidare Marco Marsiglio, il vostro candidato presidente. Marco Marsiglio è il presidente della regione Abruzzo. Di solito accade in politica che i presidenti
o i sindaci vengono ricandidati, non credo che ci siano problemi particolari dal nostro punto di vista. Poi chiaramente non saremo noi a decidere i candidati presidenti, ma come sempre la politica nazionale, i leader di partito che confermano, ma io credo che da questo punto di vista non ci siano problemi particolari. Oh, nel frattempo invece sono mesi importanti per l'opposizione, per riorganizzarsi. Paolucci faceva riferimento alle dichiarazioni di Castaldi, del resto sul campo largo in Abruzzo si lavorava già da prima, poi ci sono state le politiche con il campo le, è diventato un le frazioni, il campo si è ristretto, è diventato quasi un campo minato, possiamo campetto, dire, campetto. È un po' col terzo polo da una parte, i 5 Stelle dall'altra, insomma qualche difficoltà per il PD che adesso ha anche peraltro la fase congressuale in pieno svolgimento, ma insomma penso che dopo l'estate si ragionerà. E su questo ragionamento l'Abruzzo come si muove, anche a prescindere dai venti nazionali, però insomma hanno una loro, come si è visto, anche incidenza sui risultati elettorali, Paolucci, si costruirà questa alternativa a Marsiglio? Ma guardi, allora io sottoscrivo parola per parola l'intervento del collega Taglieri, si costruisce sui contenuti. A mio avviso si partirà nel costruirlo sulla lettura di questa regione. Abbiamo perso 60.000 abitanti, il 12% della popolazione tra 15 e 31 anni va via, non c'è dunque una visione per far crescere la nostra regione. Nel 2022 abbiamo erogato più pensioni che buste paga, di questo dovrebbe parlare il governo regionale. I pazienti sono o in fila o in fuga, i cittadini che hanno a che fare purtroppo con la sanità, e tra poco arriverà la bocciatura, si sa, negli uffici della regione di Ciamponi, commissariamento delle altre ASL, tutti nominati da loro, è evidente che loro certificano a se stessi il fallimento delle proprie scelte, e quindi stando su questi temi si costruisce un'alternativa. Allora, se questa è la procedura, noi non solo siamo d'accordo, ma ovviamente stringeremo sicuramente diciamo, un'alleanza che parli di progetto e che parli di contenuto e di proposte di visione per la nostra regione. Il tema della legge elettorale, a parte che non c'è tempo e a noi non ha mai particolarmente interessato, perché è arrivato peraltro davvero molto in ritardo, se ne discute all'inizio di una legislatura, non alla fine di una legislatura. Detto questo, non mi trovo affatto convinta quella proposta. Né il collegio unico, sta alla politica a fare la sintesi, anche perché i parlamentari non è che vengono eletti su scala nazionale. Se valesse quella logica, lo stesso ragionamento si potrebbe diciamo, esportare a livello parlamentare, ma poi metteremmo in mano ai partiti la scelta con le terne degli eletti. Già lo facciamo con i parlamentari, lo nominano loro, non lo nominano i cittadini, adesso gli diamo pure la nomina dei consiglieri regionali. C'era una volta il tema del legislatore regionale, era il famoso listino, anche in quel caso le segreterie di partito ne hanno abusato perché il principio era tutto sommato corretto. Io penso che il tema vero stia alla politica a fare sintesi e penso che ci possano diciamo, essere tutte le possibilità per farlo, ma oggi davvero lo voglio dire, il tema non è la legge elettorale, né per i cittadini, né per i gruppi politici, né per la politica, né per l'istituzione regione. Oggi davvero è tempo sostanzialmente di proporre un progetto alternativo a Marsiglio e mi permetta di dire prima dell'estate, non dopo l'estate. Sì, ma quale potrebbe essere il profilo e il percorso di una candidatura alternativa a Marco Marsiglio? No, delle opposizioni unite, il profilo anche della persona. Con molta sincerità, noi bisogna partire dal contrario, dalla lettura di quello che c'è stato, dalla proposta che si deve mettere in campo e successivamente al profilo. Se volessi rompere l'alleanza, il primo, o come Partito Democratico o viceversa come Movimento 5 Stelle o le altre forze, dalle civiche alle altre, il modo diciamo, per romperla è il profilo è questo. No, io penso che debba essere invece quello che le ho detto adesso, tanto è vero che ritengo che questo percorso vada avviato immediatamente, non nell'estate o dopo l'estate. Che sia una lunga campagna elettorale, cioè si sappia chi è l'antimarsiglio. Faremo in tempo un grande favore a Marsiglio, che nel frattempo si è già piazzato mezzo milione di euro di comunicazione da un lato e tanti altri soldi dall'altro per la campagna elettorale. E vabbè, campagna elettorale che possiamo dire ufficialmente aperta stasera in questi studi, siamo già, infatti, i discorsi sono proiettati a qui, e avremo un anno di campagna elettorale, cari abruzzesi, sarà così. Perché, come insomma, sempre avvenuto. Come sempre avvenuto, giustamente dice Febbo, che non è nuovo della politica regionale. Grazie a tutti voi per la cortesia e penso anche per i temi interessanti che avete proposto nei confronti dei nostri telespettatori. Arrivederci, appuntamento a giovedì prossimo per i fatti e le opinioni.